La legge di bilancio ha confermato la possibilità con 63 anni di età e con dai 30 ai 36 anni di contributi di poter accedere alla pensione in base alle diverse casistiche. La possibilità per le donne di andare in pensione con 58 anni di età al 31/12/2019, 35 anni di contributi. Abbiamo avuto la proroga per i precoci, quindi la possibilità di andare in pensione per il 2020 con 41 anni di contributi, perché per chi ha almeno un anno di lavoro ai 19 anni di età. Con i 61 anni e 7 mesi e i 35 anni di contributi per i cosiddetti lavori usuranti, e poi c'è di nuovo la conferma di quota 100, quindi l'opzione con 62 anni di età e 38 di contributi, e poi c'è la Fornero e quindi il cosiddetto fermo rispetto all'aspettativa di vita, quindi l'aggiornamento, quindi c'è soltanto la finestra dei 3 mesi. La cosa positiva, se vogliamo dirla, rispetto al mettere al centro il problema della nascita in questo paese, è il cosiddetto fondo assegno universale servizi alla famiglia. Il bonus dell'assegno di natalità passa a 1.920 euro per chi ha un ISEE fino a 7.000 euro, 1.440 euro per chi ha un ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro, e per chi è superiore ai 40.000, quindi per tutti il bonus nascita, di 960 euro, quindi hanno utilizzato 3 fasce. Oltre a questo, l'altro dato positivo è il famoso bonus asilo nido. È diventato universale, tutti hanno diritto. Naturalmente le fasce più basse hanno un contributo più alto, le fasce più alte un contributo leggermente inferiore. Per fare tutta la consulenza rispetto al diritto alla pensione si viene al patronato, mentre per quanto riguarda tutto il pezzo del bonus nascita e per quanto riguarda il bonus asilo nido abbiamo l'area diritti, che fa parte sempre dell'INCA, che anche lì le persone possono rivolgersi per avere un aiuto per fare tutte le domande previste dalla legge. Oggi sappiamo che la demenza può essere prevenuta attraverso la modifica degli stili di vita, quindi attraverso l'attività fisica, attraverso la stimolazione cognitiva, ma anche svolgendo attività occupazionali che sono significative per la persona e che la mantengono attive, ma anche contrastando condizioni come la depressione e l'isolamento. I fattori di rischio per le patologie cardiovascolari, l'infarto, la fibrillazione atriale, l'ictus, ma anche il diabete, sono patologie che possono predisporre alla demenza. Controllare il cuore, controllare la pressione, prendere dei farmaci se sono necessari, curare il diabete se questo è presente, curare una sana alimentazione. Non sottovalutare l'assunzione corretta di proteine, come per esempio la carne, no? Si creda che in età geriatrica la carne faccia male, in realtà la carne è importante per la massa muscolare, le cadute. Controllare tutti quei farmaci che possono dare problemi sulle funzioni cognitive e soprattutto essere impegnati partecipando ad attività come allenamento della memoria e attività che impediscono alla persona di annoiarsi. Noi vediamo tanti casi di depressione e poi di demenza in persone, per esempio, molto attive che a un certo punto, dopo il pensionamento, non hanno più svolto attività, non hanno più avuto interessi. Questa è una condizione che favorisce la presenza di un decadimento cognitivo. Ovviamente anche combattere i traumi e controllare tutto il discorso, appunto, delle patologie cardiovascolari, perché i rapporti tra cuore e cervello sono molto più intensi di quello che comunemente si crede. Anche se una persona anziana inizia ad avere disturbi cognitivi, questo non vuol dire necessariamente che abbia la demenza. E anche se ha una demenza iniziale, questa è una condizione che può durare molto tempo, molti anni, e quindi il fatto di avere questa diagnosi non vuol dire che la persona non può fare ancora delle cose e non può avere una vita attiva. Un allarme che mi sento di lanciare è quello di combattere lo stigma. Lo stigma è la paura e la vergogna che aleggia attorno al termine demenza.